Bene, oggi è domenica e questa mattina abbiamo deciso di provare a fare una battuta di caccia fotografica, per cui andremo a caccia di piacevoli fotografie agli animali, magari alle cicogne che ci sono in questo luogo. Siamo nei pressi di Rovasenda, in provincia di Biella, e adesso andremo a cercare qualche cicogna da fotografare. Ci siamo premuniti di macchine fotografiche, 10 megapixel. L'obiettivo, il teleobiettivo 100-400 Canon, e abbiamo, come vedete, l'attrezzatura necessaria, qualche macchina, un duplicatore, un teleconverter e così via. Adesso andremo a vedere se troviamo appunto qualche cicogna. A dopo! Bene, dopo un piccolo pezzo di stradina in mezzo ai campi, abbiamo raggiunto il punto da cui ci apposteremo per fare qualche fotografia. Come vedete, ci sono le cicogne sui pali. Dobbiamo fare molto piano perché con il nostro rumore le spaventeremo, per cui bisogna fare molto con calma. È tutto. Quindi all'inizio faremo qualche scatto di prova per fare il bilanciamento dei bianchi e poi iniziamo. Fatto il bilanciamento dei bianchi, ora passiamo alla luce e all'inquadratura. Purtroppo una cicogna è scappata per il rumore che abbiamo causato noi. In verità è un rumore molto basso, molto lieve. Semplicemente è sufficiente mettere a fuoco l'immagine, l'inquadratura, e loro sentono naturalmente gli ultrasuoni del motore della messa a fuoco. Quindi adesso siamo in attesa che torni la cicogna, nel frattempo ci gustiamo questo fantastico panorama di risaie, come vedete. Non avendo trovato le cicogne, ci siamo spostati di zona e abbiamo trovato due erone nelle risaie. Ecco voi. Una volta giunti a casa, scarichiamo le foto e passiamo a una fase di analisi e di post-produzione. Dopo aver scaricato e controllato le fotografie, notiamo che il problema comune a tutte è la luce piatta, una luce che non è accettabile per ottenere una buona fotografia. Ecco quindi che dobbiamo cercare un modo di riuscire a migliorare queste fotografie attraverso un processo di enhancing. Questo inconveniente è dovuto fondamentalmente alle condizioni meteorologiche. Infatti, la poca quantità di luce che avevamo durante la sessione di fotografia a causa della mancanza del sole, di un sole potente, provoca appunto un effetto di luce piatta dovuto al fatto che il sensore della macchina fotografica non è in grado di misurare nel modo migliore, nel modo più corretto, i valori per poi bilanciare in automatico la fotografia. Analizzando la fotografia, notiamo che la zona più problematica è il cielo, che rimane molto molto chiaro, aumentando quindi il valore del l'istogramma nella gamma di colori relativa appunto al cielo stesso. In parole più semplici, o meglio con un grafico, possiamo notare, come vedete, che abbiamo
un picco di colore all'altezza della gamma cromatica dell'azzurro chiaro, quindi verso i bianchi, vicino ai bianchi. E quindi, considerando anche che il cielo è l'area maggiore, diciamo la percentuale maggiore di fotografia, quindi per cui questo problema è decisamente rilevante nella correzione fotografica in post-produzione. Dobbiamo quindi riuscire a smussare questo picco cromatico attraverso l'applicazione di vari livelli, di vari filtri, su magari diversi layer, per ottenere un risultato corretto non solo nel cielo ma anche sul resto della fotografia, per poi riunire i livelli stessi in un'unica immagine ed ottenere la fotografia finale bilanciata e corretta adeguatamente. Vediamo quindi come possiamo risolvere questo problema. Innanzitutto con un'applicazione di filtri di Shadow and Highlights che permettono di controllare luci ed ombre, quindi il rapporto che vi è tra le alte luci e le basse ombre. Questo rapporto più distante, più piccolo è, più avremo un picco sui valori alti e un picco sui valori bassi, mentre invece se noi avremo un rapporto più compresso significa che avremo una foto più livellata, più piacevole da guardare, senza eccessi e soprattutto senza quelle fastidiose luci bruciate che ci sono nell'area del cielo. Come detto, abbiamo applicato i filtri di correzione di ombre e luci e vedete come abbiamo ampliato lo spettro cromatico, abbassando anche leggermente, anche se forse in video non si nota, ma abbassando anche leggermente il picco. Abbiamo ampliato questo picco, per cui vuol dire che potremmo lavorare su un'area più ampia e quindi la nostra correzione da adesso in poi sarà più efficace ogni qualvolta aggiungeremo un filtro. Per lavorare in modo corretto abbiamo prima lavorato sulle luci e le ombre. Ovviamente però, come abbiamo detto poc'anzi, sappiamo che noi livelliamo le differenze tra alte luci e ombre. Ecco quindi che potremmo perdere la qualità o il giusto contrasto della fotografia. Ecco perché andremo a lavorare sulla curva che esprime e che regola il rapporto tra il contrasto e la luminosità della fotografia, ottenendo quindi, recuperando la qualità fotografica iniziale persa durante la prima parte, la prima fase di correzione. A questo punto sarà utile ritagliare la fotografia applicando l'azione di crop sull'area che ci interessa salvaguardare. Ecco quindi che in questo modo riusciremo a togliere magari una porzione di cielo sovrabbondante e bilanciando così i colori chiari del cielo rispetto a quelli molto scuri del nido della cicogna, ridando una sorta di bilanciamento cromatico a tutta la fotografia, ma non solo cromatico, anche compositivo. Come vedete, in questo modo abbiamo migliorato le proporzioni tra cielo e soggetto, quindi nido e cicogna.